siamo arrivati alla vet... C'è qualcosa qui sotto? Ah, Cristo! No, la sola roba che non possiamo fare perché serve un oggetto che troveremo a voglia. Che quando dico a voglia vuol dire che troveremo molto molto avanti. Ok, quinta stazione, la sesta sta proprio in cima, in cima, in cima, in cima, in cima. Ma proprio che ci deve impegnare. Dove sta l'antenna? La parabola? Sì, grazie a Dio! Ricarica tutto! Armadietti, Dio santo, grazie a Dio, trovo degli armadietti. Ok, stazione numero 5 attiva. Cioè sistemata? Sì, attiva. Stazione attiva. Sì? Bene, apriamo quel co. Ora sì che ragioniamo. Sicuramente ho delle munizioni che però non mi ha dato perché avevo già fatto rifornimento dalla maglietta del fianco. No, che palle, devo aspettare che... Ok. Riavvio di sistema. Devo aspettare tutte le volte. Tutte le volte che verremo qui devo sempre aspettare che si risistemi il male funzionamento. Sistema attivo e pronto. Per arrivare in cima, 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 seria. Che è questa, ecco. Chi è? Guarda un po'! Ma che diavolo? Brutta storia! Brutta storia, raga! Brutta storia! Uno che non sappiamo chi ha una, che non sappiamo chi sia, ha sabotato la parabola di proposito. Crony, sono qui Peyton, sto sistemando il trasmettitore, ma... Sentite, non so come altro dirlo, forse abbiamo un sabotatore nella base. Un sabotatore? Cosa te lo fa pensare? Ho intravisto la sagoma quando sono arrivato. Si è lanciato in un dirupo prima che potessi riconoscerlo, ma penso che stesse manomettendo l'antenna di trasmissione. Jim, senza offesa, ma teoricamente non dovresti impazzire almeno prima di un anno qua giù. Sicuramente, capo, c'è qualcuno là fuori. Ok, Jim, ti credo. Prima di tutto, entra nella stazione di trasmissione e ricalibra la parabola satellitare. Poi torna al rig, ti servirà. Vorresti entrare nella cabina? Non so se vi ricordate di quando la Ross ci aveva parlato dei granchi giganti. Eccolo, questo qui è uno di questi. Un Vork, signori, si chiamano così. Sono questi appunto i granchi giganti che per farli fuori dobbiamo farli fuori dalla sua schiena. Però prima gli facciamo a pezzi le braccia. Anzi, visto che questa è la modalità normale, impiegheremo di più sicuro. Quindi andiamo direttamente qua sulla schiena, che la schiena è il loro punto debole per eccellenza. Ecco, deve incastrarsi. Ok, si deve incastrare così perde tempo. Deve incastrarsi. Ah già, eccolo, ci sono quasi, eh. Dai, stupido granchio gigante. Odio questi granchi quando sono grossi 30 metri. Sì, ce l'ho fatta. Il ghiaccio è andato via. Sapete che... posso fargli fuori anche le braccia, però... Anzi, sapete che vi dico, adesso faccio fuori le braccia perché altrimenti non faccio in tempo tutte le volte ad arrivare dietro.
Ok, adesso faccio poi queste braccia, così faccio... Ah, non ti è piaciuto, eh? E poi dopo, se ci fate caso, c'hai gli stessi versi poi della regina. Non so se avete presente, vi ricordate la regina del primo Planet, la regina dei Kyakis, delle braccia lunghe. No, se volete chiamarlo con un altro termine. Adesso ricarico, perché adesso non può far altro che a parte darmi queste zampate brutte zampate, devo far sì che carichi, così si blocca, vedete. Olè, via! Madonna, che culi incredibile, ma immaginate per scrivere una roba del genere, davvero. Dai, quasi morto. No, quando fa così, no. Posso dire, io che l'ho creato in bocca, mi sono dimenticata di questo. Ah, un giorno ve lo devo far vedere quando ti tiro una granata in bocca, visto che lo incontreremo un'altra volta, obbligatoriamente a far fuori a piedi. Vi fa vedere come gli tiro una granata in bocca. Quanta energia termica! Sti granchi danno un quantità di energia termica incredibili. Oh, adesso possiamo andare a attivare l'ultima stazione in pace? Sì? Grazie. Secondo boss del gioco, praticamente, cioè, ragazzi, i mostri degli acri del genere sono per forza il boss. Però, secondo boss, prima un Suwanka ed ora un Vorg. Siamo sorpresi che funzioni, incredibile. Oh! Attenzione, sblocco linee di sospensione e sollevamento parabola. Oh mio Dio, oh, questa sì che è una parabola, altro che antenna. Io che dicevo antenna. Parabola assicurata e pronta a trasmettere. Adesso la dobbiamo reindirizzare, però prima dobbiamo appunto chiamare il rig. Riavvio di sistema. Sistema attivo e pronto. Ok, sta arrivando. Corre solo, mi ricevete? Ho attivato la parabola satellitare, aspetto solo che arrivi il mio rig. È la tua prima volta così in alto, vero? 10 mesi letteralmente. Fa, che la divisione Colonis atterrasse sul pianeta, un gruppo di ingegneri fu mandato qui per costruire il montacarichi e il trasmettitore. Fu un grande sforzo e, come vedi, una meraviglia ingegneristica. L'ossigeno diventa scarso a quelle altitudini e il vento può arrivare a soffiare a 290 km orari. Quindi sarà stata proprio una bella sfida. Oh, finalmente è arrivato il nostro rig e possiamo utilizzarlo. Potete finalmente vedere come ci può difendere dai mostri giganti, dagli acri giganti come un Vorg. Perché proprio adesso arriverà un altro Vorg e vedremo come può difenderci. Usa il braccio artiglio per allineare la torre del trasmettitore e ristabilire il contatto tra parabola e Colonis. Vorresti tu, ecco, in questi momenti proprio vorresti, io sì, è strano e vedibile, ecco,
quando succedono queste cose dobbiamo, quando c'è un bordo che lo dobbiamo colpire. E poi dobbiamo far fuori le braccia, come vedete. Allora, perché per far fuori un vlog con i rig dobbiamo prima tagliare le braccia e poi vedrete, e poi letteralmente tu tagli la schiena, insomma un classico modo per sgusciare dei rag giganti. Così non funziona. Ah, si deve tirare su, scusate. Dai, ai. Devo aspettare che appaia, Adesso ci può solamente tirare, cioè caricare. E adesso lo facciamo veramente fuori. Bam! E muori, coglione di un bug. Aia. Adesso da questa parte, così giusto per far vedere anche l'angolazione. Vederli così fa pena, cavoli, però morto! Ti sta bene a Borg del LED, maledetto Borg di schifo, granchi di merda. Cioè, insomma, sono belli stronzi, nel senso, le povere fanno, sono molto bastardi. Va bene, quindi questa è l'ultima cosa che faremo oggi prima di chiudere il video. Trova ora Roman e parla con lei. Tanto lì si sta alzando la valente di cose dell'energia termica. Perché abbiamo avuto una bella ricompensa. Oh, eccoci qua. Attenzione, montacarichi in posizione. Adesso torniamo su rig. E aggiungiamo la dottoressa, che sicuramente l'hangar, cioè il radar, che l'hangar, il radar ci dirà già dove si trova. Prima carichiamo tutto qui. Ok, posto. E adesso usciamo. Sì, dove dobbiamo andare. Bene. Allora, questa è l'ultima cosa che facciamo e poi si chiude il video. Di qua a sinistra, sì, mi ricordo bene.
Bene. Dottoressa Roman? Getta subito l'arma. Tranquilla, Doc. Tu chi sei? Da dove sei venuto? Sono Jim Payton, sono qui, dimmi, sono per... da dove? Da Coronis, che cavolo signora, da dove dovrei essere venuto? Mi ha mandato Preto. Io ti conosco. Esatto. Sono arrivato con quel tipo strano che non le piace, quello col testone. Abbiamo solo viaggiato insieme, giuro, quasi non lo conosco. Ha finito di puntarmi addosso quel coso? Ti ha mandato Braddock. Voleva essere sicuro che stesse bene e che non le servisse la mano. Commovente dopo così tanti mesi. A che cosa devo tanto riguardo da parte sua? Potrei chiederle lo stesso, grilletto facile. L'hai visto anche tu, vero? Cosa? Qualcuno in lontananza che ti osservava. È difficile capire cosa ho visto. Dicono che si diventa matti qui in mezzo alla neve. Può darsi. Senti di esserlo anche tu? No, io non direi. Allora c'è qualcosa che il vecchio non ci dice. Te ne rendi conto? Spero di no. Lo so com'è. Non sei venuto qui per fare domande. Ma credimi, James, questo posto ha tanti segreti. Tieni gli occhi aperti, o ti potrebbero assalire quando meno te lo aspetti. È tutto misterioso, Doc, ma sono qui solo per lavoro. Ah, in questo caso ne ho giusto uno per te. Se sei qui per aiutare, c'è una cosa che puoi fare. Un campionatore di DNA per la tua pistola. Raccoglie, analizza e immagazzina tracce genetiche per la mia ricerca. Vuoi aiutare? C'è un nido di Hagrid proprio qui dietro. Analizzane le uova. Sembra una cosa facile. Prendi questo. È un supporto motorizzato per il tuo rampino. Ti servirà per arrivare dove si trovano le uova. Ok. Bene, direi che questa cosa la faremo la prossima volta. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video, ricordatevi di iscrivervi al canale, se volete continuare a iscrivervi al video. E noi ci vediamo alla prossima! Aspettate, controllo un secondo se qui dicono qualcosa, ma non penso, no, non dico niente. Quindi ci vediamo alla prossima!